appassionarci a al capitolo 11 dello scritto di Angelo Cerri che ci ha donato il professor Giuseppe Morzilli, dove c'era praticamente tutto, praticamente stampato, i luoghi dell'eccidio di Scurvola che erano ben espressi all'interno di questo scritto. E il professor Morzilli, le fate tu le foto? Vedi la ricerca nel 2011 ha svolto questo lavoro, secondo me incredibile, perché ci riporta, ci fa vedere oggi i luoghi di adesso e quello che è successo praticamente 160 anni fa quasi. Quindi grazie professore, grazie a te. Vi saluto soltanto dicendo, insomma, volevo ringraziare te, come avete fatto tutti. Ci tenevo a unirmi anch'io ai ringraziamenti, comune, gli ospiti, e tutti i confratelli, tutti gli amici che ci hanno aiutato a realizzare questo evento di oggi, e Don Nunzio anche, che lo ringrazio perché mi ha dato uno spunto oggi in chiesa, e penso che proprio sia una frase adatta a questo evento. Infatti una preghiera, non sono molto esperto seppure essere solo un priore, però la frase infatti dice: infondi in noi, o Padre, lo spirito del tuo amore, perché nutriti con l'unico pane di vita formiamo un cuor solo e un'anima sola. Questo deve essere secondo me il senso della giornata di oggi e il messaggio che dobbiamo dare ai nostri eredi. Grazie mille, buona serata.